Bene, in questa lezione vedremo come poter fissare un problema che si è verificato proprio muovendo nei nostri vari test, muovendo la nostra control shape path. Infatti, se andiamo a ruotare la nostra control shape path, notiamo che le sospensioni, perlomeno soprattutto quelle frontali, quelle della parte anteriore, vanno fuori asse, quindi vanno fuori dalla nostra direzione. Questo è dato non tanto Questo è dato da una poca influenza del nostro dummy di position sulla nostra mesh. Quindi possiamo andare a aprire i layer e nascondere tutto quello che non ci interessa in questo caso. E andare a fissare questo problema. Per fissare questo problema, l'ideale è quello di andare a lavorare direttamente sulle sospensioni. Naturalmente l'operazione non è affatto immediata, è abbastanza lungotta, quindi possiamo andare a vedere prima su una e poi dopo in automatico ripeteremo per ogni singola subparte questo effetto. Andiamo ad attivare sicuramente un layer particolare che è quello degli helper, poiché andremo a costruire degli helper aggiuntivi, non molti, ma alcuni helper aggiuntivi. Questo perché non è errato l'operazione che abbiamo fatto precedentemente, ma anzi, soltanto che se noi andiamo a selezionare e andiamo a vedere dal pannello motion, il nostro constraint dal pannello motion, il nostro constraint di posizione, position, ecco, peccato. Se noi andiamo a vedere dal pannello, selezioniamo uno di questi assi e andiamo a vedere dal pannello motion, notiamo che la sospensione ha comunque mantiene sempre un offset iniziale. Di conseguenza, mantenendo un offset iniziale, avremo sempre una situazione non perfetta. Se io vado ad annullare questo offset iniziale, sicuramente mi ritroverò con una distanza che non è quella che verrà assolutamente preso nella stessa posizione del mio dummy, cosa che io non voglio assolutamente. Quindi di conseguenza l'ideale è quello di andarci a creare dei dummy direttamente sulle sospensioni per poter avere un punto rigido e fisso. Quindi attiviamo l'helper, il livello degli helper, andiamo in Create Helper, Dummy, e andiamo nella vista superiore a crearci un dummy proprio all'inizio delle nostre sospensioni. Naturalmente poi dopo lo allineeremo perfettamente e lo rinomineremo come di consuetudine. Quindi spostiamo un pochino più in alto. Cosa fondamentale, prima di andare ad aggiungere questi target, conviene dal pannello motion andare ad annullare l'effetto infatti del constraint. Quindi selezioniamo il position constraint, selezioniamo su assign controller e assegniamo un bezier float in modo tale da resettare soltanto questa tipologia di posizione. Va benissimo un bezier float, oppure potremo position XYZ per resettare veramente allo stato originario. Quindi facciamo la stessa operazione per tutte le sospensioni. Una volta che abbiamo resettato le varie mesh con gli vari assi semiassi delle sospensioni, possiamo andare quindi ad agire adesso con il nostro position constraint con il nuovo dummy. Non ho agito sul lookat poiché il lookat va bene così com'è, quindi non abbiamo di questo problema con il lookat e non andrà a interagire in fase di modifica con la posizione, essendo su un altro layer separato. Naturalmente avremo il problema adesso di dover rinominare e linkare anche i vari dummy che creiamo. Andiamo prima di tutto ad allinearli, quindi li allineiamo alla prima barra delle sospensioni e la rinominiamo, quindi copiamo questo nome della nostra sospensione e li rinominiamo allo stesso identico modo. Quindi sosp, dummy sosp, left down. E lo aggiungiamo, quindi andiamo a assegnare un constraint.
di nuovo un position constraint. Aggiungiamo il target, lasciamo pure così di default, e a questo punto questo nostro dummy lo dobbiamo collegare assolutamente al dummy che va a controllare la sospensione. Invece di collegarlo al dummy che controlla la sospensione qui in alto, che dà l'effetto di molla, lo collegheremo al dummy direttamente sulla ruota, quindi lo collegheremo direttamente al wheel hub. Quindi possiamo prendere il link, selezionare il dummy e andare a selezionare il link hub. Ok. A questo punto, se io vado a ripetere la stessa operazione per le altre due mancanti, quindi vado a clonare, di una volta iniziamo a clonarlo già due volte e ad allinearle alle relative parti di interesse. Naturalmente le vado a rinominare con i relativi nomi. E vado ad assegnare un position constraint. Nostro target. E poi andremo a collegarli direttamente al lab. Ok, a questo punto se io adesso vado a, vediamo le shape e anche la mesh del nostro corpo, ok, visualizziamo. Se vado a effettuare la rotazione del mio path di controllo, vedo che rimangono assolutamente fisse. E altra cosa interessante è che se io vado a controllare tramite la root l'effetto della sospensione di sinistra, noterò che anch'essi si muoveranno in base ad essa, quindi mantengono totalmente i collegamenti. Ok. Quindi queste stesse operazioni adesso le vado a riportare anche per le altre sospensioni, le altre parti delle sospensioni. Bene. È normale, anzi abbastanza errore comune, quando si vanno a fare dei rig abbastanza complessi, è abbastanza normale andare a creare dei rig e poi dopo accorgersi che magari tale rig non funziona o che vada aggiustato in un altro modo. Mi rendo conto che il percorso che stiamo effettuando in questo caso è molto tortuoso e che in alcuni casi possa creare difficoltà allo svolgimento, però in questo modo, mostrandovi anche alcuni errori, alcuni difetti, c'è possibilità di rimediare per evitare che anche voi li possiate commettere in futuro.